Allora, come possiamo collegarci poi alla luce delle cose che abbiamo detto e dell'introduzione che abbiamo fatto al concetto di qualità? È evidente perché la qualità di cui in qualche modo abbiamo implicitamente parlato è legato come concetto alla soddisfazione del cliente e quindi è chiaro quando parlo di servizio logistico parlo di qualità del servizio logistico, quando parlo di azienda competitiva, azienda di qualità, è un'azienda ovviamente che è in grado di soddisfare le richieste del cliente. Le caratteristiche del mercato di cui abbiamo parlato prima, è chiaro che passano queste caratteristiche anche attraverso una richiesta da parte del cliente di una qualità crescente. Avevamo detto competitività, un mercato caratterizzato da aziende che sono in competizione tra di loro, la riduzione del lead time, la riduzione del time to market, che è il tempo che ci metto per immettere nel mercato un nuovo prodotto, riduzione dei costi di mobilizzo, ciclo di vita dei prodotti e servizi sempre più breve, ma certamente uno degli aspetti, uno dei punti essenziali è anche questo, richiesta di una qualità crescente. Che significa poi richiesta di una qualità crescente? La richiesta di una qualità crescente significa ovviamente dal punto di vista del cliente richiesta di un prodotto o di un servizio in grado di soddisfare al meglio quelle che sono le aspettative, le richieste del cliente stesso. Per chiarire, ovviamente, visto che poi dovremo nel corso parlare di qualità, dovremo parlare di strumenti per il miglioramento della qualità, allora avevo preparato una serie di slide dove appunto avevo cercato di chiarire il concetto di qualità arrivandoci passo passo e seguendo un pochettino l'evoluzione di questo concetto nel tempo. Allora, quando si parla di qualità, diciamo che il concetto certamente non è nuovo, no? Ho scritto storicamente si è sempre parlato di qualità, abbiamo sempre, e anche noi nella vita di tutti i giorni, no? Mettiamo sempre in mezzo questo concetto, il concetto di qualità, ma come potrebbe essere definita la qualità? Allora, quello che solitamente si pensa in maniera sbagliata è che la qualità sia la corrispondenza del prodotto, di un prodotto, a quelli che sono prefissati standard di progettazione. Si pensa, cioè, molto spesso che la qualità sia legata a che cosa? Dalla capacità, dalla mia capacità di realizzare un prodotto che risponde e che è perfettamente rispondente, conforme a quanto definito in fase di progettazione. Cioè, ho progettato una cosa, sono in grado di realizzare un prodotto perfettamente uguale, rispondente in pieno a quello che è il prodotto progettato? Bene, per me quello è qualità, è aver fatto una cosa di qualità. Ma non è vero, perché io posso aver pure progettato la cosa, secondo me, dal mio punto di vista, più bella di questo mondo, no? Quello che dico sempre, immaginate un salvagente progettato in un materiale che potrebbe essere per esempio calcestruzzo, no? Bellissimo, poi verniciato, in modo tale che questo definito in fase di progettazione, quando poi mi metto il salvagente e mi butto in acqua, vado a fondo con tutto il salvagente, no? Per me però quello era bellissimo come salvagente. Capite bene che rispondere a quelli che sono prefissati standard di progettazione non vuol dire nulla, perché è chiaro che la definizione del prodotto nella fase di progettazione è vincente se quella progettazione risponde ad esigenze del cliente.
Quindi è chiaro, realizzare un prodotto che risponde a prefissati standard non vuol dire niente, non è qualità, perché è un qualche cosa che io sto facendo a prescindere, indipendentemente da quelle che sono le esigenze del mio cliente. E in effetti già da quello che sto dicendo capite bene che la qualità in qualche modo di un prodotto chi è che la sancisce? E la sancisce il cliente, è lui che stabilisce e decreta la qualità o meno di un prodotto. Ma ci arriveremo subito parlando appunto un pochettino più diffusamente di questi concetti. Ho scritto pure, dunque, anticamente, tra altre cose, un'altra cosa che si pensava era questa. Dunque, un prodotto era di qualità quando era migliore del prodotto realizzato da altri, dai propri concorrenti, no? Secondo una consuetudine. Realizzi qualche cosa, quello che faccio io è meglio del tuo, quindi automaticamente il mio prodotto è di qualità maggiore rispetto al tuo. Ma capite bene che anche questo non significa niente, cioè può essere certamente migliore rispetto al tuo nella forma, nel design, ma capite bene che non è una definizione di qualità. E poi chi lo dice? Chi è che sancisce che quel prodotto è migliore rispetto al tuo? Volendo andare a, come dire, a fare un passo indietro nel tempo, un bel passo indietro nel tempo, e in particolare facendo un balzo indietro nel tempo al 2000 circa avanti Cristo, questa immagine praticamente che avevo preso, che probabilmente forse avrete già visto, questo è tratto da un bassorilievo che si trova su una tomba che è stata rinvenuta a Tebe. Tra le altre cose, questo disegno, questo bassorilievo è il logo poi di una società, società in pratica prende il nome di Julan, uno dei padri della qualità, e che si occupa ovviamente questa società, si occupava comunque di qualità. Rappresenta appunto, come vedete, un operaio con lo scalpellino, con un martello e con lo scalpellino, che sta quindi ricavando da un blocco di pietra un componente, ovviamente un cubo che servirà poi e verrà impiegato nelle costruzioni, e c'è poi un ispettore, cioè un'altra persona che, come vedete, sta con una sorta di metro effettuando delle misure di perpendicolarità. Bene, questo è un esempio, un primo esempio forse applicazione di quello che è il concetto di qualità, ovvero venivano definite le dimensioni di questi cubi, di questi componenti che poi rappresentavano i componenti base di tante costruzioni che abbiamo oggi, che sono arrivati ai nostri giorni, che abbiamo ritrovato. Bene, definita praticamente la dimensione di questo componente standard, c'era un ispettore che veniva e verificava la rispondenza ai requisiti, che è uno degli aspetti oggi della qualità, rispondenza ai requisiti. Ed è un primo esempio appunto di quello che è il concetto di qualità applicato nell'antichità. Stiamo parlando del 2000 avanti Cristo e degli ispettori, dei controllori della qualità. Volendo fare un altro balzo in avanti, 1700 avanti Cristo, civiltà babilonese,
Codice di Hammurabi. Sapete che il codice di Hammurabi è il più antico codice che in qualche modo regolarizzava le procedure che dovevano essere applicate in vari casi, cioè stabiliva delle regole ben precise in contesti diversi, ma in questo caso si legge nel codice di Hammurabi quello che bisognava fare nel caso di cedimento di un edificio, di un fabbricato. In particolare si legge che se un palazzo cade in pezzi e il proprietario, a causa di questo evento, muore, il costruttore dovrà essere ucciso. Se nel crollo dell'edificio uno dei figli del proprietario muore, allora anche uno dei figli del costruttore dovrà morire. Beh, anche qui, diciamo, ritroviamo in embrione alcuni concetti. Dice, pensate, chissà oggi che cosa succederebbe, una strage, ma ritrovate alcuni concetti che sono comunque alla base dei moderni concetti di qualità. Perché? Perché in qualche modo qui si fa riferimento a che cosa? Alla responsabilità del produttore. Cioè, oggi ovviamente chi produce un qualche cosa, un prodotto, è responsabile del prodotto stesso. Beh, certo, ai giorni nostri non arriviamo alla morte e all'uccisione logicamente del produttore nel caso in cui dovesse ravvisarsi un difetto. In questo caso però stiamo parlando del crollo di un fabbricato, del crollo di un edificio e della morte di persone, ma è chiaro che il problema della responsabilità del produttore è una cosa di cui logicamente già come dire, se si parlava nel 1700 avanti Cristo, un po' di tempo fa. Così come la legge del taglione, no? che probabilmente la maggior parte di noi conosce, no? Occhio per occhio, dente per dente. Se un medico ha operato un uomo libero con un bisturi di bronzo e gli ha salvato la vita, sarà ricompensato con 10 pesi d'argento. Se invece gli produce la morte, gli saranno tagliate le mani. Responsabilità del produttore, responsabilità delle azioni che ovviamente ognuno di noi compie, e la responsabilità in questo caso con il taglio delle mani, ovviamente nel caso di un medico significa praticamente metterlo alle corde, perché penso che senza mani possa fare per tutto. Analogamente, volendo ravvisare altri aspetti relativi alla qualità, 1339, tomba di Tutankhamen, vengono rinvenuti dei suppellettili, degli oggetti, dei monili. Su questi monili, in pratica, viene rinvenuto il simbolo del produttore. Colui che li aveva realizzati, e che in qualche modo capite che anche questo è un altro degli aspetti della qualità, cioè la identificazione e rintracciabilità. In ambito qualità, e soprattutto quando vi parlerò, vi accennerò a quelli che sono i sistemi di gestione della qualità, la certificazione ISO, bene, uno dei concetti di base è proprio la rintracciabilità, cioè cercare in corrispondenza di ogni attività, di ogni azione che viene svolto, di chi è la responsabilità, cioè chi è il responsabilità di quell'attività, di quell'azione. Il caso ovviamente di questi suppellettili, di questi monili, diciamo che può essere visto con l'apposizione del simbolo del produttore un esempio di identificazione e rintracciabilità di chi? Del produttore. Ma senza ovviamente soffermarci molto su questi aspetti, facendo un bel balzo in avanti, no? Arriviamo al Medioevo. Ricorderete forse le reminiscenze del liceo, no? C'erano le corporazioni degli artigiani, arti e mestieri, dove di fatto gli artigiani, per poter far parte di una corporazione, doveva dimostrare di avere abilità e capacità produttive
tali che queste abilità e queste capacità dovevano mantenersi costanti nel tempo, quindi così da mantenere alto il nome delle corporazioni stesse. Era, come appunto leggete, una sorta di franchising, cioè per poter dire che appartenevo per esempio alla corporazione degli orafi, bene, dovevo dimostrare di avere particolari capacità, particolari abilità, e soltanto in quel modo potevo fregiarmi del simbolo, in questo caso della corporazione, e potevo dire di far parte di quella corporazione. Anche qui un controllo ovviamente su quelle che erano le capacità dei produttori, prima di poter dire che quei produttori facevano parte di una particolare corporazione. Ma ancora, ritroviamo tracce di qualità successivamente, stiamo parlando 1600 circa, René Descartes, il quale in una delle sue opere, praticamente il discorso sul metodo, definisce per grosse linee quello che è il concetto di qualità. E di fatto Descartes dice che il processo volto alla ricerca del miglioramento continuo attraverso lo studio dei macro e micro processi, cioè già in questa definizione si parla di contemporaneamente di micro e macro processi, dove il processo poi è uno dei concetti alla base dei sistemi di gestione della qualità, e si parla di miglioramento continuo, che poi è uno dei principi base della qualità di oggi, cioè il miglioramento continuo, il concetto che poi vedremo di ruota di Denning, e quindi di miglioramento continuo del processo attraverso una serie di fasi. Molto rapidamente, facendo un grande balzo in avanti, arriviamo, diciamo, 1700, rivoluzione industriale. Sapete che il passaggio dall'economia agricola a una economia invece più prettamente industriale viene sancito dall'invenzione del motore a scoppio, che avviene appunto nel 1765, e l'invenzione del motore a scoppio e l'applicazione logicamente del motore a scoppio anche e soprattutto in ambito industriale determina proprio e sancisce questo passaggio da un'economia agricola a un'economia industriale. In questo periodo la qualità è sinonimo invece di controllo e verifica. Che cosa succede in particolare? Fatto con la funzione qualità si cerca, soprattutto in ambito produzione, di fermare, di bloccare quelli che potevano essere prodotti difettosi, non facendoli andare avanti. E quindi il controllo, la verifica, il controllo di qualità viene visto e viene di fatto inteso come sinonimo del concetto di qualità. Questo è il periodo in cui poi successivamente, con l'avvento della rivoluzione industriale, sorgono le prime grandi aziende, una per tutte la Ford, ad opera di Henry Ford, no? Che conoscete e di cui abbiamo già parlato, ne avete comunque sentito parlare anche nell'ambito del corso di impianti. E Ford, con la produzione praticamente del modello T, fu il primo praticamente a capire che la qualità doveva passare, per poter realizzare un prodotto di qualità, doveva passare attraverso la qualità delle materie prime, la standardizzazione dei metodi e la standardizzazione degli strumenti produttivi. Questo perché, come già abbiamo detto, questo portava a ridurre la possibilità di errori. Di fatto io partivo da materie prime che erano di qualità, in questo caso
materie prime di qualità significava esenti da difetti, con una standardizzazione dei metodi e degli strumenti produttivi che garantivano quindi una possibilità da parte di tutti gli operatori di poter ripetere quelle operazioni senza commettere, senza incorrere in errori. Quindi la qualità veniva vista appunto come controllo, verifica nel rispetto di queste condizioni ed era una capacità degli operai, era affidata quindi alla capacità dei singoli operai, erano gli operai che facevano la qualità del prodotto. Che cosa possiamo dire al riguardo? Lo schema, dopodiché vi faccio fare un po' di pausa. Allora, come possiamo rappresentare intorno a questi anni, quindi 1900, inizi del Novecento, come veniva inteso il controllo di qualità? Allora, molto semplicemente, sapete che questo è lo schema secondo il quale posso rappresentare un qualsiasi processo: magazzino di testa e magazzino di coda, cliente, vari questi rettangolini, posso immaginare che siano dei reparti o comunque delle macchine dove vengono compiuti comunque delle lavorazioni, flusso di materiali ovviamente dalla testa alla coda secondo un modello di tipo push. C'è un controllo, c'è questo rombo che appunto è un'attività di controllo che, come vedete, avviene al termine del processo di produzione, quindi una sorta di vaglio dove appunto i prodotti vengono controllati. E che cosa succede? Dunque passano soltanto i prodotti buoni, quindi i prodotti buoni, ok, vanno nel magazzino dei prodotti finiti e per essere poi consegnati ai clienti. I prodotti cattivi, bene, si vede se questi prodotti cattivi che devono quindi rispondere a determinati standard qualitativi, se questi prodotti cattivi sono rilavorabili, allora ecco che, vedete, ritornano indietro, quindi ci possono essere delle rilavorazioni. E poi ovviamente è chiaro che devo vedere in quale punto del processo rimettere questi prodotti che devono essere rilavorati. È chiaro che io più lo mando indietro questo prodotto, e quindi tanto più sono le rilavorazioni a cui il prodotto deve essere sottoposto, tanto più il costo del prodotto finale aumenterà. Se il prodotto invece non può essere rilavorato, quindi no, viene scartato e quindi rappresenta uno scarto di produzione. Capite bene che una soluzione di questo tipo, quindi prevalentemente con laudo finale e produzione, quindi avvio la produzione e fermo il prodotto difettoso soltanto alla fine del processo. Ma capite bene che questa soluzione non è che vada molto bene. Perché? Ma è evidente, perché innanzitutto io non posso accorgermi dei prodotti e dei difetti dei prodotti alla fine del mio processo, quando oramai, diciamo, potrebbe essere troppo tardi. Tenete presente che, così come abbiamo già detto anche e come immagino sappiate, no? Io una volta che definisco il prezzo di un prodotto con il mio cliente, non è che poi posso andare a modificare quel prezzo. Che cosa intendo dire? Che il mio prodotto, una volta che ho concordato con il cliente le caratteristiche e il prezzo, se per effetto delle rilavorazioni, che per me hanno un costo, no? Perché è chiaro che il prezzo del prodotto è dato logicamente dal costo della produzione, quindi costo delle materie prime, della manodopera, delle energie, più l'utile ovviamente sul singolo prodotto, sulla singola unità di prodotto, e questo costituisce il prezzo del prodotto. Ma è chiaro che se lo sottopongo a rilavorazioni,
ci sarà manodopera che dovrò utilizzare in più, ore di manodopera in più, energia in più che dovrò utilizzare e che da me non era stata computata, e questo ovviamente mi comporta, mi comporterebbe un aumento del prezzo del prodotto. Ma è chiaro che non lo posso applicare al prodotto, perché non posso dire al cliente: mi sono sbagliato, il prodotto non costa più 100 ma costerà 130-140. E quindi è chiaro che questa soluzione, bloccare il prodotto attraverso quello che è il collaudo finale, certo, mi garantisce che vanno in questo modo avanti soltanto i prodotti non difettosi, e quindi blocco i prodotti che non vanno bene, ma è chiaro che non mi garantisce da quelli che possono essere aumenti poi del costo del prodotto e conseguente riduzione di quelli che sono i profitti e i margini sui prodotti stessi.